La scorsa notte i carabinieri della stazione di Teggiano hanno arrestato un 23enne proveniente dal campo nomadi di Napoli Secondigliano. Il pregiudicato è ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti ancora da identificare, di furto aggravato in abitazione. I militari hanno intercettato i tre malviventi nel comune di Sala Consilina a bordo di un Alfa Romeo 156. Alla vista dei carabinieri, i tre si sono dati alla fuga ad elevata velocità nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Nel corso della fuga il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un palo della pubblica illuminazione e allora i tre hanno tentato la fuga a piedi nelle campagne circostanti cercando di dileguarsi tra la fitta nebbia della notte. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti oro, denaro contante ed altri oggetti di valore trafugati in due distinte abitazioni di Montesano sulla Marcellana e Sassano. I carabinieri da giorni erano sulle tracce dei banditi che verosimilmente appartengono alla banda agguerrita che da mesi sta imperversando nel Vallo di Diano, colpendo soprattutto case isolate abitate da anziani o contadini. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Sala Consilina.